Allora, siamo. Benedetta musica. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, chiediamo un po' di roba. Ok. Allora, andiamo a vedere DJ, cosa che ci combina stamattina. Ieri alla fine siamo andati giù e durante Asian siamo morti. Stiamo facendo un po' di ranging di nuovo. Ieri è stato, cioè, brutto, tutto ranging, sia durante Londra all'apertura, queste candele qua, bruttissime, ma anche durante New York. La candela daily di ieri, chiuso bearish, senza una down week, siamo vicino ai minimi qua. All'incirca 132. Ok, ci stiamo consolidando al di sotto praticamente di questa parte qua. Andiamo a mettere anche un rettangolo. Buongiorno. Buondì. Ciao. Tutto bene? Sì, voi? Bene. Bene. Stai guardando Gigi? DJ? Ma vediamo un po' cosa combina. Se siamo andati belli bearish durante Asian. Belli bearish. Ne parlavamo ieri sera, ti ricordi? Sì. Absolutely. Siamo un po'. Che prima sembrava dovesse andare nello bullish, poi ha chiuso bearish, adesso sta di nuovo formandosi questo H4 qui. Potrebbe avere i presupposti per continuare bullish. Però scendiamo, ecco. DJ, ho paura che oggi fa peggio di ieri, guarda che roba. Ok, comunque adesso stiamo andando bullish e mi sa che andiamo, sì. Ah, l'M15 nuova, finché non rompe il massimo di quell'M15 lì, non si va da nessuna parte.
Però appena rompe il massimo può andare subito fino a questo livello qui, perché l'H4 non è niente male, come stavamo vedendo. Ma mi piacerebbe che adesso, magari prima dell'apertura, se si invertisse bearish sarebbe un'ottima cosa, perché appunto non ha rotto il massimo, però questo M5 chiude adesso bullish, abbiamo ancora due prima della chiusura dell'H1. Sembra che possa pushare bullish. Sembra così. Quindi l'idea per GJ è che se rigetta questo livello qui, chiude bearish, l'H1 dovrebbe chiudere anche bearish, M30 pure, e non sarebbe male. Però appunto l'H1 è bullish per il momento, quindi probabile che push bullish adesso in chiusura dell'ora. Stiamo a vedere. Per il resto, geometri, qualcosa, visto qualcosa in giro? Non penso sia più lì che sente, insomma. GBP cade, è un po' più incasinato, però è sotto questo livello qui. Abbiamo l'altro livello qui. Ma non mi piace granché. Buongiorno, raga. Buondì, buondì. Ciao. Tutto bene? Yes, tutto bene. Mi sono perso qualcosa? No, 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 abbiamo iniziato 10 minuti. Allora. Ah, tra l'altro vado a scrivere il coso di quadratina. Allora. Ecco. Dunque, stanotte ho dormito meglio di ieri, finalmente ho dormito. Eh sì, GBP CAD non è male, non è male, siamo a livello del supporto d'H4 all'incirca, se entriamo dentro questo livello qui abbiamo tanta strada da poter fare, non è affatto male, affatto male. Aspetta, chiudiamo al di sotto, è arrivato qualcosa in chat. Sì. Buondì, buondì, buondì. Allora, se chiudiamo al di sotto di quel livello lì, abbiamo tutto quel traffico libero sulla sinistra. Questa candela qui potremmo andare fino in basso ed eventualmente tutto il range. Sarebbe un gran bel movimento, un gran bel movimento. Andiamo a scendere di timeframe, vediamo un po'. Dai, intanto andiamo a vedere. Weekly, ci avviciniamo al supporto, di tenere in considerazione questo supporto qua settimanale. Eh sì, siamo sicuramente in una zona interessante.
Sicuramente. You should have heard that big dog, how she made that big dog call. It's been a long, long time since I heard my back on track. It's been a long, long time since I heard my back on track. How can I get to sleep, mama, when you keep on snatching back? TJ sta rigettando, eh? Sta rigettando bene. La nostra H4 adesso è bearish, un livello da segnarci qui, 150. That's nice. Però potremmo trovarci di nuovo in un range come ieri, perché se vediamo non è bellissimo, eh. Non è bellissimo, però perché abbiamo tutte queste wick, questa zona qui, abbiamo il nostro livello di supporto, abbiamo provato ad andare bullish, abbiamo chiuso al di sopra, che abbiamo provato a spingere, non ce l'abbiamo fatta, che abbiamo provato a spingere, adesso ci stiamo invertendo bearish bene, quindi con un certo body bearish. Abbiamo rotto i massimi, però abbiamo rotto anche i minimi. Potremmo ritestare la resistenza qui, intorno a 132-200, e andare a ritestare il supporto se chiudiamo bearish. Però appunto siamo un po' di range, c'è questo mini livellino qua da tenere in considerazione, e però con la liquidità dell'apertura non dovrebbe dar troppi problemi se la direzione che vogliamo prendere è quella bearish. Candela daily di ieri abbiamo visto che ha chiuso senza down wick, però che questa qui sta già andando, ha già rotto i minimi, abbiamo un wick fill qui sulla sinistra, ma siamo comunque in una zona di rejection daily. Abbiamo in questa zona qui una volta il prezzo è arrivato qua ed è stato rigettato, un'altra volta è arrivato qua ed è stato rigettato, un'altra volta è arrivato qua ed è stato rigettato. Per cui potremmo arrivare qua ed essere rigettati, no? Considerando anche che non abbiamo la down wick qua. Sopra. Sto guardando US 30, il fatto che abbia rotto il prezzo, sia andato oltre 24.000 e vorrei aspettare la chiusura oraria oltre, ma penso proprio che chiuda. E ti ho inviato anche M1 per farti vedere le reazioni che ha avuto sul livello e dove penserei di entrare. Yes. Sempre con un break retest del livello 24.000. Anche se avrei preferito, come ho detto ieri, delle vendite avesse formato resistenza lì sotto, ma evidentemente no. Esatto. Prendere degli acquisti su un'inversione di price action bullish sul livello, oppure aspettare la rottura di quei massimi lì e provare a prendere degli acquisti lì sopra. Penso che piazzerò un buy stop sopra quei massimi. 24.040.
24.000, sì, ah ok, dici per i buy stop? Sì, sì, un no. pelino più su vorrei prenderlo, perché sai, non vorrei mai che me lo prendesse per lo spread e poi continuasse, quindi magari 45, secondo me 45 è ottimo. Andiamo solo a dare un occhio qui, perché stiamo chiudendo la candela H1 e vedo che non chiudiamo bearish, chiudiamo bullish, la direzione è più sensata considerando che avevamo provato una volta, due volte andare bullish, però non è comunque granché, direi che non è proprio granché, è un po' tipo ieri mattina la situazione. Ieri mattina eravamo tutto così e adesso tutto così. L'H1 però ha chiuso bene bullish, ha rispettato i minimi, infatti i massimi. Ecco, se viene giù così, una piccola posizioncina con lo stop loss lì sotto. Ad H4 dovrebbe proseguire, ad H1 dovrebbe proseguire. Sta già andando abbastanza. Sta già andando abbastanza. E lui, oh Maria, e lui feel. Ecco, adesso, oh Madonna, ma dimmi te, che posizione. E che finché non rompe quei massimi lì, abbiamo problemi, finché non rompe i massimi della candela precedente. Però considerando gli altri time frame, ad H1 potremmo andare bullish. Abbiamo la nostra H4 che è bullish, può andare per il weak fill, eventualmente continuare. Però non abbiamo ancora rotto questo massimo qui di prima, quindi siamo attenzionati. Io sto attenzionato, se questa candela qui inizia a flippare bearish, esco dalla posizione. Però se prosegue e rompe i massimi non dovremmo avere problemi, dovrebbe essere molto buono. Ma no, non mi pare che romperà, non lo so, sto guardando dall'altra parte, no, infatti, non mi piace granché. Esco adesso. Flippato proprio appena prima. Può ritestare, andare su, e se rompe i massimi, mi piace. Rimettere un buy stop sopra GJ, però... mi piacerebbe anche vederlo chiudere all'interno del range, come dicevamo prima, e tradare come un fake out. L'unica cosa è che questa H1 qua ha chiuso bullish, ha rotto i massimi, ha rispettato i minimi, questa qui può proseguire. L'unico motivo per cui sono già uscito, anche senza che mi andasse contro del tutto, sono quelle rejection lì che mi hanno un po' fatto tentennare. 1, 2, 3, e poi per la quarta volta siamo arrivati qua e avevamo rigettato. Adesso sembra che stiamo rompendo. Sembra proprio che stiamo rompendo. Abbiamo rotto forse il massimo di pochissimo, però stiamo di nuovo rigettando questo livello, che non è simpatico, non è simpatico, ok. Aspettiamo. Se chiudiamo di nuovo all'interno del nostro range, no, questa freccia qui non mi piace. Se chiudiamo di nuovo al di sotto di questa zona qui, proseguiamo bearish fino al supporto, eventualmente anche oltre. Se rompiamo i massimi di questa candela qui precedente, dovremmo proseguire bullish fino all'altro livello.
Eccoci qua che ci stiamo riprovando. Se su S30 succede qualcosa, dimmelo, che io cambio. Yes. Buondì. Tutto bene? Tutto bene. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. GJ. Adesso forse la volta buona che va. Could be. Ecco. Qual è l'idea su DJ, Ale, se posso chiedervi? Ma l'idea su DJ è che prosegua bullish, perché l'H1 è già chiuso bullish, stiamo rompendo, l'H4 è bullish, H1 è bullish, abbiamo rotto il massimo, stiamo andando per il weak fill. E quindi è probabile che continueremo bullish, però finché non rompiamo bene la candela precedente, magari può dare un po' di problemi, più che la candela a questo livello qui sulla sinistra. Finché non chiudiamo bene al di sopra può dare problemi. Abbiamo fatto un piccolo ingresso qui, chiuso con un pips, due pips. Perché questo livello qui continua a rigettarlo, vedi che... Ad H1, guarda che roba, ad H1 buonanotte, ad M1 ci avviciniamo al nostro bel livellino e ogni volta lo rigettiamo. Come è successo qui, è successo qui, è successo qui, è successo qui, che è dove sono entrato io. Ed è successo di nuovo qui in modo abbastanza pesante questa volta. Abbiamo rotto il minimo della candela M5 prima, sembra, perché abbiamo rotto questo livello qua. Tosta, DJ. Stamattina, come ieri, tra l'altro sto mettendo delle linee, non delle righe. Allora. Sì, infatti io volevo valutare. DJ oggi è tosto, però se ci fa il fake out, ci piace. Mamma mia. In trappola di compratori, in trappola. Gettiamo proprio da 250. Very good, man. Very nice. Ci serve una chiusura su DJ, devo aspettare. We gotta wait. I minimi della candela M15 bearish non li ha rotti, eh. GPCAD nel frattempo. Lì anche lui si trova un po' in quel range.
nostro bel trend bearish, quindi abbiamo la nostra chiusura bearish, abbiamo la nostra continuazione. M5 chiude adesso, 30 secondi. Boh, non lo so. Basta che non mi faccia il range di ieri, poi va bene tutto. Perché i presupposti non sono, sono dei migliori. Vediamo. Calendario economico. Alle 10:30, visto che c'è qualcosa su GBP oggi. PMI. Sulle costruzioni. Non dovrebbe essere nulla, nulla di che. Domani è festa di Buddha? No, domani. Oggi. Non ne ho idea. Allora, il nostro M5 su GJ sta andando bearish, quindi stiamo ufficialmente rompendo i minimi di quella di prima. Ah, M15 che abbiamo già rotti. Questo qui poteva essere un bel ingresso. In sell stop sotto questi minimi. Guarda lì che era già giù. Poteva essere un bel ingresso, sì, sì. Sì, sì, l'unica cosa è che ho sempre paura di sto range. Poi non è granché come range a livello di punti. Se non proseguire dovremmo arrivare fino a 132. All'apertura possibilmente sarebbe ottimo. Questo movimento qui che si è fatto stanotte poteva farcelo stamattina. Sarebbe stato meglio. Bye bye GJ. Mamma mia. Adesso questo M15 chiude tra 3 minuti, 2 minuti. Vediamo un po' se ci può dare qualcosa di decente. Quello che mi piace è GBP cade, caspita. Perché sulla sinistra ha questo bel range pulito. La candela daily totalmente bearish. Dovrebbe solo pushare e morire. Però abbiamo appunto qui il nostro livello settimanale. Qui abbiamo un altro livello daily con il Wakefield di ieri. Quindi già qui potremmo avere qualche difficoltà magari. Però ci sarebbero assolutamente gli estremi per prendere una posizione a livello di punti. Adesso vediamo questo M15 come intenzione di chiudere. Magari il nostro supporto è lì ed è quello d'H1, giusto? Sì. Però forse un pelino troppo in basso, questo qui può andare più in alto. Ah, era 74.500, ok. Ma teniamolo in considerazione. Ecco, si poteva. Anche qui un altro M15 che poteva costituire un trade, era questa qui, under bearish. Vedo che GJ non ha pietà. È andato fino al supporto, l'ha toccata, adesso vediamo. Vediamo cosa combina intorno a questo supporto qua. Stiamo rigettando un po'? No, nemmeno così tanto. Andiamo. Adesso ancora un minuto. Thank you.
Quindi JVP CAD potrebbe proseguire bearish. Potrebbe proseguire bearish perché è tutto bearish. Allora, mi quindi chiude lì sotto. Potremmo avere 5 punti di stop e puntare al movimento bearish. Le cose che non mi piacciono sono solo questa rejection, questo movimento qui. Sarebbe piaciuto entrare un po' più, un pelino più in alto. Però tutto sommato mi sembra una buona opportunità. Se M15 crea la sua wick più in alto, eccoci qua. Okay. Ho preso il mio ingresso. Mentre stavo andando in alto qui. Il mio stop loss è lì sopra. E take profit, vediamo. Vediamo di vedere cosa ci può dare. Il range non è così grande, però appunto abbiamo il trend bearish, abbiamo la nostra chiusura bearish, la rottura dei minimi della candela di prima. Potremmo proseguire bearish. Se flippiamo bullish, teniamo in considerazione tutto. Abbiamo l'H1 che può fillare la wick, però abbiamo questo livellino qua di supporto che è anche da tenere in considerazione. Vediamo un po' se riusciamo a fillare questa wick o se questo supporto rigetta il livello. Se filiamo la wick potremmo avere una pushatina di intorno ai 10 punti, se continuiamo bearish rompendo i minimi. Andando a fillare magari questa wick qua, perché poi sulla sinistra abbiamo tutto quel range di cui parlavamo prima, ecco. Allora, apro qua la chart subito. Ecco lì, è sul livello 24.000, ho provato una piccolina posizione e il resto ce l'ho in buy stop, come ti dicevo, che sta per, se dà ancora un colpo, rompe il livello di resistenza, quello lì rosso, piccolino, e mi apre le posizioni. Ho capito. Ecco, visto che è tornato sotto... Scusami, brother, ti torno subito, ma proprio istantaneamente torno, però sono sulla chart sbagliata. Ecco, stavo facendo vedere che ci stiamo muovendo, ok? Quindi stiamo fillando la wick ad H1 quasi tutta. Molto veloce siamo andati, ok? Ok. Punti potrebbero sembrare di più di quel che sono, perché in realtà sono solo 6 pips, però adesso se dà ancora una pushatina si può prendere già qualche parziale. E questo qui è il trade, abbiamo appena visto, io metto già a break even. Muovo qui lo stop, quindi non dovremmo tornarci. Se torniamo su quel punto lì è perché abbiamo rigettato in modo molto molto hard, ok? Adesso stiamo proseguendo il nostro movimento. 7-8 pips. Dovremmo avere 7-8 pips, abbiamo fatto il weak fill, stiamo pushando ancora. Che bel 3, 7 punti. Vediamo se abbiamo intenzione di proseguire o meno. Quindi ricapitolando, il trade era questo qui, trend bearish, abbiamo la candela M30 bullish, però abbiamo la candela M15 che ci forma la nostra resistenza. Questa candela qui ha rotto i minimi della candela precedente, ok? Stiamo continuando. Quindi abbiamo questa candela qui che è quella che ha fatto chiudere bullish l'M30, poi abbiamo la nostra resistenza formata, ma ancora non avevamo la rottura dei minimi. Qui abbiamo la rottura dei minimi, quindi abbiamo il nostro ingresso sulla nuova candela quando crea la wick bullish con lo stop loss al di sopra di questa qui, che erano 6 punti. In questo momento sono positivo di 8 punti sul trade e ho messo a break even. Vado a parzializzare qualcosa che credo sia arrivato anche a 9, 8-9 all'incirca. E appunto abbiamo il traffico pulito sulla sinistra che abbiamo già visto. Questo qui è il bias del trade. Molto bene, molto 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 bene. Io parzializzo degli ingressi, ok, ho parzializzato una buona parte perché questo livello qui sulla sinistra non è niente male, 8 pips non è niente male a livello di rejection, perché siamo arrivati qui, abbiamo cambiato proprio direzione completamente, ok? Quindi adesso ci sono le frecce che magari ingannano un po', scusate,
però abbiamo il nostro livello sulla sinistra dove abbiamo cambiato direzione, ok? Qui. Quindi qui potremmo avere delle difficoltà, giusto? Mi sembra una cosa abbastanza logica. Quindi il nostro ingresso è qui, arrivate qui, ho preso dei parziali, 8 pips, anche se non erano 10. Li prendo lo stesso perché appunto sono consapevole del fatto che è arrivato qui, potrei rigettare, il livello potrebbe rigettare, ho ancora qualcosina, se continua mi prendo più punti, se non continua, pazienza, break even, il trade è andato positivo, nessun rancore, nessun problema, ok? Mi sembra stia andando ancora comunque piuttosto bene. Torniamo a verificare tra un po'. Scusami, Zome, ecco, sono tornato. Niente, adesso ha rotto pure il livello di resistenza e ha formato dei massi. Sei già anche positivo, bene, lì da 24.000 immagino. Però il problema è che sono entrato con una piccola posizione, perché vabbè, ho detto... Non è un problema, quello è un altro discorso, quello. Yes. Il trade, l'importante è che vada. Sì, più che altro perché H1, come ti avevo mandato, ha chiuso bullish facendo il break. Sì, questo è un bel break di 24.000, bello netto, e poi la candela prima ad H1 era anche bearish, quindi, capito, ingannevole. Mm-hmm. E allora ho aspettato poi su M1 che formasse quella struttura di price action bullish, tornando sopra 24.000, appena c'è tornata sopra, sul piccolino retest mi ci sono infilato e adesso vediamo se riesce a formare i massimi. Altrimenti... Molto bene, molto bene. Sai che esco abbastanza bene. GVP Card sta danna, mamma mia che bel trade, mamma mia. Che bel trade. Questa era un'ottima operazione, proprio ottima a livello di struttura del mercato, perché abbiamo il nostro trend bearish, abbiamo la nostra candela che chiude bullish, abbiamo la formazione della nostra resistenza, abbiamo la candela che rompe i minimi, abbiamo la candela di ingresso che ci permette di avere lo stop loss e ci permette di avere il take profit. Primi parziali presi qui. E adesso possiamo andare a fillare queste wick sulla sinistra, eventualmente arrivare fino a questo supporto qua, perché come dicevamo prima, daily è bella bearish, può fare tutto il week fill. Vediamo che non c'è nulla di segreto, c'è il week fill della candela bearish che stiamo facendo. Che pushate forti, mamma mia, qui siamo arrivati a 12 pips, io chiudo altri parziali ora. Ok. Quindi altri parziali appena chiusi. 11 pips. Molto buono. Molto, molto buono. GJ nel frattempo è morto. Ha dato meno. Ha dato un po' di range in questo supporto qui, ha tenuto. Quello di GVP CAD era più in basso, ma questa la chiudo. Quello di GVP CAD era più in basso, quindi c'era più range per andare fino giù. Aveva una struttura del mercato migliore, per questo motivo che ho deciso di prendere lo short su GVP CAD piuttosto che su GJ. Però GJ, se questo M30 qui chiude bearish, dirla sempre tutta, non mi piace neanche questo supporto qua e questo movimento di ranging che stiamo facendo, eh. Però il nostro trend è bello bearish, per cui siamo a supporto da H4, se abbiamo una chiusura dell'M30 sotto il supporto da H4, sotto questo livello qui, potremmo avere il retest di quel livello lì. Ok, potremmo ritestare il livello da H4, che è questo qua che abbiamo appena segnato, a 150 all'incirca, andare a fillare magari questa week qui, vediamo se ci sono gli estremi a livello di punti. Non sono granché, sono solo 8 pips, però comunque si potrebbe puntare sul fatto che sul raggiungimento dei 132, proprio perché la candela daily è bella bearish anche qui. E quindi potrebbe fillare tutta la week, ma come dicevamo prima, potrebbe anche rigettare il livello, siccome l'ho già fatto 1, 2, 3 volte. Ok? E siamo per la quarta volta allo stesso livello. Ma GVP CAD was the man. Il nostro trader era proprio lui. Ieri, per quelli che c'erano ieri, penso quasi tutti. Per quelli che c'erano ieri. Vi ricordate che GVP CAD me lo sono fatto passare sotto il naso e mi ha dato parecchio fastidio. Andiamo pure a vedercelo di nuovo.
5 maggio, ieri mattina, era quel retest all'H1, mi sembra. Mi sembra che fosse ad H1, sì, era proprio questo livello che c'era, questo retest nel nostro livello. Potevamo prendere l'ingresso qua e andare a fillare tutto il range. Ieri mattina ci è passato davanti al naso e stamattina non ci passa più davanti al naso. Ci passa davanti al naso e lo prendiamo per il collo. Fino a supporto. To the point. Mamma mia, che bel trade. Questa è ottima operazione. Ottima, ottima operazione. E ho appena chiuso tutto, avevo solo più una parte piccola, ma ho appena chiuso tutto, 15 pips, 14 per essere proprio più onesti, 14 pips. Spread come stai messo? Proprio in questo momento qui, ma a parte che te abbiamo lo stesso, comunque c'ho un pips. Un pips. Questo mi gasa troppo sto trade, mi piace troppo, è proprio uno di quei trade che prenderei 10 volte su 10 sapendo che 7-8 volte su 10 funziona allo stesso modo. Abbiamo trend bearish, candela che rompe i minimi, formata la resistenza, ingresso, stop loss, retest dei livelli a sinistra, weak fill. In momentum, weeks get filled. Dove l'abbiamo sentita questa bella frase? Rachele. Il nostro Rachele. Che sparata. Qualcuno ha preso questo trade, ragazzi. Boom, boom, boom. Mamma mia. Dove vai? Dove vai? Vai a farmi tutto il daily, perché lo so che io sul daily sei... sta formando i massimi. Ottimo, ottimo. Adesso lo vado a inquadrare, ma questo qua è un cavallo pazzo. Guarda che roba. Boom. Mamma mia, dove stai andando? Il nostro range sulla sinistra colpisce, colpisce. Ho preso US 30, grande Christian. Gang, io mi sono messo a break even, sto provando a tenerlo. Vediamo se riesce a darmi almeno una decina di pips, perché sai che sono micro. Sì, che per qualcuno sono già 100. Esatto, quindi stay calm. Mamma mia, più vabbè, Christian, non importa, se hai preso già US 30 ed è andato bene, blessed. JPCAD, prendi un'altra volta. Però questo trade era crazy, man. Crazy. Io ho staccato un parziale su US 30. Adesso, adesso apro proprio la chat, tanto... Sta pompando a bomba. Sì, cade, è bello che Milked, quindi andiamo pure a goderci la pompata di US 30. No? Sta proprio scannando come... non si ferma, non si ferma. So you know, we took this trade this morning. Early birds get the worm. Yes. quello di oggi era proprio bello crazy. Crazy worm, man. Dai, US 30, pompa sti massimi. Dai, Federal Reserve, schiaccia sto buy. Ma vedo GJ che si sta invertendo, quindi appena GJ si inverte, questo 30 va sulla luna. Pompa sta liquidità. Ma è già proprio che ci sta andando. Allora, il livello di prima era 24.000, giusto quello che... Sì, 24.000. Bella retest. Allora, yes. C'è il nostro livello. Scusate. Mi è venuto un flash presente. Mamma mia, mi è venuto il flash che non stavo registrando, te lo giuro. Mamma mia, sono andato a controllare. Se non avevo registrato il trade su GPCAD, penso che mi buttavo dal balcone. Te lo giuro, ho avuto un infarto.
E questo pure, perché questo è anche un gran trade. Perché abbiamo il nostro livello chiave 24.000 mandato su tutte le chart di US 30 degli ultimi giorni, cioè degli ultimi quanto, insomma, 10 giorni, penso che 24. Delle ultime ore, in realtà delle ultime ore. No, ma livello di 24.000 ce l'avevamo già. Ah sì, già... ce l'abbiamo dalla scorsa, 2 settimane più o meno. 2 settimane che abbiamo 24.000, stamattina 24.000, di nuovo retest su 24.000, pushata bullish. Anche come dicevo ieri, mi aspettavo, avrei preferito delle vendite, avesse tenuto come resistenza per poi stamattina vendere, invece vedi che... Però noi siamo very fluid. Allora, l'M30 qui ha chiuso bullish in mezzo a il nulla, è forse sotto quel range, quindi sicuramente altro parziale da prendere qui non è un brutto livello, però potrebbe continuare bullish tranquillamente. Volevo solo vedere l'M30 che ha chiuso su GJ. E l'M30 su GK, GJ è rimasto all'interno del range, ha rotto i minimi, potrebbe ora ritestare questo livello qui, fare weak feel bearish. Abbiamo l'altra M15, ha chiuso bullish, quindi sarei già meno tentato di cercare il weak feel bearish, perché GJ, appunto, come stavamo dicendo, ho paura che faccia... Oh, me, ho toccato. Ho paura che faccia ranging, siamo un po' messi come ieri. GPK invece sempre lì è andato, l'M30 ha chiuso ovviamente bearish, ha chiuso sotto livello, possiamo fare pullback, ritestare questa zona qui. E... francamente il trade su GPK è andato, quindi saltare su GPK adesso è molto improbabile come idea. US30 e qui se rompe i massimi abbiamo... Sì, io ho praticamente staccato già quasi tutto. Ok, quindi 24.000, sì, sono 7 punti, 6 punti, 7 punti, comunque sull'indice sono 60-70 pips dell'indice. Micro, sì. Ho visto l'entrata da Christian, ottima, è come la mia, sono entrato... adesso apro, scusami. Appena rientrato sopra il livello... Segno micro, segno... Micro. Sì, siamo sì, onesti. Allora scrivo 60, ok. Siamo 60 micro pips. Ho staccato tutto pure io, troppo caga. Sì, vabbè, ma l'indice è così, Chris, vedi, ha dato due... Adesso sta formando i massimi e va bene. Però quando dai due colpi così, sì, parzializzi break-even. Probabilmente fino a qua, 24.094, ci può arrivare, perché c'è il livello d'H4. Mattina di nuovo quasi tutto che fa ranging, GJ fa ranging, Gold fa ranging, mamma esci. Faresci. Faresci. GJ, sì, GJ, it's a mess. Dove erano quelli che schifavano GBP CAD? Quel dino furioso. Dino ci sta paccando queste mattinate. Sembra che dorme. Dormi. Ecco qua che abbiamo flippato, adesso magari continuiamo a fare weak feel. Un'altra mattina in cui abbiamo vinto. Cazzo. Sto stop loss deve arrivare, questione di... A te è arrivato ieri. Io domani piglio lo stop loss. Domani, ragazzi, sentite, aprite bene le orecchie al trade che faccio io. Non lo fate, perché uno stop loss deve arrivare prima o poi. Se vuoi guardare l'entrata di Christian che ti ha mandato... Ah sì, scusa, come la sono pensato. Praticamente uguale alla mia. Cioè, magari forse candelina più, candelina meno. È bella molto. Vedi, anche lui quando è entrato sopra il livello. Livello chiave, vediamo, per far capire a chi magari non capisce ancora il retest del livello chiave, si intende il fatto che abbiamo questo livello qui a 24.000, ok? Come qui abbiamo rigettato,
qui abbiamo chiuso al di sotto del livello, siamo andati sotto e poi siamo tornati sopra, ok? Una volta che abbiamo la nostra chiusura al di sopra, quindi la candela è chiusa al di sopra, si può entrare sulla nuova candela in formazione, mettere lo stop loss al di sotto di questi minimi qui. Yes. Primo take profit molto, molto, molto conservative, però considerato il risk reward è anche onesto. Era sicuramente questo punto di massimo qui. Poi abbiamo dato di più, abbiamo spinto 8-9 punti, stiamo andando per i 10 punti. E no, cos'è che volevo dire? Ah, questo, anche questo, questa idea è portata dai time frame più alti, H1 che aveva bullish oltre il livello e stava ritestando. Quindi c'era un break ritesta da H1, semplicemente siamo andati per eseguirlo nel preciso, nel dettaglio. Sono appena accorto che ho scritto 20 piece. Peace off. 20 piece, man. Peace. Piece of pips. Il break the resistance. Il corso degli indiani. Welcome to my course. Welcome to my forex course. Forex course, professional trader. I will teach you how to burn the deposit count. La gente ci piglia per matti. DJ, non lo so cosa voglia fare. DJ, mi sa che stamattina finché non fa un break coi coglioni da una parte o dall'altra, che adesso forse sta facendo bullish, non lo toccherei. Perché l'idea originale era bullish, lo dicevamo prima, ma per il fatto che l'H4 fosse bullish, che questo qui stava andando per il weak fill, se completava il weak fill poteva arrivare fino a 376, qui fino alla prima resistenza d'H4, anche queste weak fill le poteva raggiungere. E la nostra H1 è anche bella bullish. Poi adesso all'apertura dell'H1 ha fatto questo bel magheggio di venire giù, rompere i minimi, rigettare il supporto e tornare bullish. Quindi magari è la volta buona che appunto andiamo bullish. M30 però ha chiuso bearish, abbiamo rotto i massimi. E se non avessimo, ecco, questa è una cosa interessante, un buy stop qui avrebbe avuto parecchio senso. Parecchio senso perché se questo M30 qui è bearish, è vero che è un M30 bearish, però devo considerare che l'H1 non è ancora chiusa, ok? Quindi nel momento in cui la mia M30 è bearish ma l'H1 non è ancora chiusa, può proseguire bullish, quindi magari è andata bearish solo per prendere liquidità. C'è proprio un esempio identico nel corso dell'M30 e dell'H1 come si formano, ok? Quindi anche se questa è bearish, questa H1 è ancora in formazione, quindi vediamo che qua c'è molto rumore time frame bus, ok? Sembra uno schifo. Però ad H1 in realtà è abbastanza chiaro. Siamo andati a supporto, abbiamo preso liquidità per pushare il prezzo più in alto. Quello che stavo dicendo era che abbiamo sulla sinistra queste due wick che potevano dare qualche problema, ma a quanto pare non lo stanno dando. Queste due wick qua. Perché una volta rotto il nostro massimo dell'M30 si poteva giocare sul flip della candela bullish, entrare qui in buy, quindi a 2,74. Ti dico, lo ritestasse non sarebbe neanche male provare per la continuazione fino a 132. Ah sì, sicuramente. Io non lo considero per il fatto che sono a posto e non faccio overtrading, quindi un trade me basta e mi avanza. E però assolutamente è possibile, considerando che l'H4 è bella bullish, capito? Quindi è probabile che arrivi fino alla resistenza. Sì. L'H1 anche. Abbiamo anche rotto questo massimo qui, quindi è sicuramente un buon indicatore. L'unica cosa è che appunto non abbiamo ancora una chiusura vera e propria al di sopra del livello. Se questo M15 qui chiudesse al di sopra del livello, a parte che io presumo che possa arrivare a target prima della chiusura di questo M15, però se non lo facesse, se rimanesse in zona un po' come adesso, magari creando un po' più di wick, potrebbe ritestare 132-270 all'incirca e poi proseguire bullish nella prossima M15. Christian, spero che tu sia ancora dentro su US 30 perché sta... ci continuo. DJ. No. Ho toccato adesso il mio TP, però sono uscito intorno a
24.084. Avevo troppa caga. Anch'io, no, anch'io sono uscito con praticamente tutto. Ho una piccolissima parte che proprio, cioè, anche dovesse continuare, non fa alcuna differenza. Però se in un H30 mi chiude come prima, di sopra del livello 2400 ce l'ho io, magari un break test in un minuto. Stavo guardando anche GJ, però come dice Luca non bisogna fare overtrading, perché sennò poi che me ne pento, perché poi magari se mi prendo stop dico chi cavolo me l'ha fatto fare, chi me l'ha detto di farlo. Abbiamo adesso quest'ultimo M5. Se qualcuno è entrato in buy su GJ, per dire, non era comunque un bel momento per entrare al mercato, per quanto mi riguarda. Il momento per entrare al mercato era qua, sulla rottura dei massimi, però non entrare a questo livello qui, perché qui siamo in alto. Però sulla rottura dei massimi qui si poteva entrare. Vorresti perché mettere... se sì. Vai, dimmi. No, non è una cavolata, vai. Adesso metto. No, dicevo solo perché se si entra qui sulla rottura dei massimi è molto probabile avere un po' di push una volta rotti i massimi, quindi anche avendo quei 4-5 punti che possono essere, 3-4-5 punti, uno ha già il tempo di mettersi a break-even, e quando il prezzo crea una situazione del genere in cui ti viene contro, puff, sei uscito dal trade, sei safe, non hai preso loss, non hai preso drawdown, non hai preso niente. Ma nel momento in cui sei entrato qua sopra, l'unica cosa che puoi fare in questo momento, se ancora non hai chiuso l'operazione, è darti due schiaffi, perché non si entra in cima così quando non c'è alcuna conferma, ok? La conferma per entrare qui era la rottura dei massimi, ma la conferma per entrare qui non esiste. È semplicemente FOMO. Poi adesso possiamo ritestare, flippare bullish, andare là, ma questo non cambia questo ragionamento, perché noi non possiamo prevederlo. Possiamo decidere un sacco di cose quando tradiamo, proprio un sacco di cose possiamo decidere, ma non possiamo decidere il risultato del trade. Questa è l'unica cosa sicura. Possiamo decidere il nostro rischio, quindi decidere di entrare in un punto sapendo che sarà più facile mettersi a break even, sarà più facile proteggere il capitale. Possiamo entrare appunto prevedendo una push in preapertura di Londra in base alla direzione che preferiamo, ma l'outcome del trade, quello non lo possiamo decidere. Potessimo deciderlo, magari piazziamo 5 lotti ogni volta. Back. Yeah. Intanto toglierei questa posizione qui, tanto è tutto chiuso, non ho più niente. Ci ha dato un bel movimento, Ci piace prendere questi movimenti. US30, no, cioè, ha rotto i massimi, ma non è ancora andato... Non è andato ancora a flippare bearish, è sempre bullish, quindi può sempre continuare. Adesso abbiamo questo M15 quasi in chiusura. Ecco cosa mi stavo dimenticando, ero così contento per JP Cald che mi stavo dimenticando di andare a fumare, a pigliarmi malattie. Pensa a te. Dunque, me ne vo. Cosa vi lascio? Questo 30? Quello che vuoi, tanto... Io... Lasciamo Gold, fa un po' di parkour magari. Lasciamelo, fammi vedere, fammi venire un po' la soffrire. Comunque ragazzi, non so chi di voi ieri ha guardato anche la cosa del canale, ha tirato due rigettazioni dalla trendline bearish, che
Mamma mia, peccato che erano solo in orari dove lo spread era inoperabile, non faceva parte del trading plan, perché tra andare alle 22.30 che alle 11 si blocca, non sembrava il caso, però ha tirato... È proprio crazy, man. Crazy, man. Però ha tirato 54 pips alle, 20, alle 10 e mezza, quindi... Le 700 comunque c'hai sempre contro cazzi, fa pelo contro pelo su sto livello. Guarda, guarda ieri, vedi quelle due candele? Le vedi? Adesso sono coperte dal, dalla cosa. Guarda, bearish che ha fatto tutto lo spike, è andato a prendere tutti, poi è andato su, cioè ha fregato. Ma poi la cosa crazy che non è che dici magari, capito, siamo a mezzanotte, capito, magari una roba della chiusura daily. No, no. Questa è l'apertura di Londra, raga, 9 del mattino. Tutta questa roba, boom, dopo. Voglio scendere, sai, voglio scendere perché... Li ha fregati tutti lì. Voglio vedere veramente come ha fatto certi movimenti. Li ha trombati tutti. Ma poi ha fatto pure la resistenza bearish. Li vendi, che tu fai giù, fa il weak feel. Vendi, spostalo su, guarda. Questo, mamma mia, che scasso. Guarda, è uno che si mette lì e dice, cosa faccio? Ma abbiamo tutto il nostro bel movimento. Io poi vi dico cosa non ha considerato, però abbiamo tutto il nostro bel movimento bearish. Che bello. Abbiamo tutta la nostra weak. Poi abbiamo la candela bullish. Addrizzare le orecchie, ma poi dici, vedi questa bearish e dici, mica crazy man, crazy, abbiamo formato resistenza, abbiamo fatto il minimo, ora boom, moriamo, man, sei sicuro, fra, capito? Stop loss sopra i massimi della candela in formazione, poi ti vedi che questa va contro e inizi a tentennare, dici, lo apro, vabbè, lo apro, però comunque mi sembra un buon trade, metto le solo stop loss qui, poi vedi che continua ad andare, allora cosa fa il trader? Il trader esperto dice, vabbè, scusami, io vedo qua, guarda, cazzo, guarda che resistenza, vuoi che continuiamo oltre la resistenza? Mettiamo lo stop loss qui, capito? C'è la resistenza appena formata. Boom, si porta tutto il drawdown. Se non lo chiude, brucia il conto, perché se non lo chiude, cioè... Quanti punti sono? Adesso li calcolo, ma sono un botto, cazzo, fidati, sono proprio un botto. Cioè, boom... Cioè, considerando che il trade su GBP CAD sono 20 e che quello su S30 sono 6, da qui, dalla rottura dei massimi di questo M15, qua abbiamo 128 pips. 128 in due candele da M15. Cioè, 20, 6, 128. Non micro, 128 punti interi. E valgono pure di più di GBP CAD. Esatto. Dio del S30 anche, penso, non so sì, bene, no. Però, cioè, quindi, figliuoli, inesperti, se siete inesperti, ma non per incompetenza, ma proprio per mancanza di esperienza, il gold, a parte lo spread di questi giorni, però all'inizio... Di questi, ormai lasciare, questi mesi. Di questi mesi, ormai, sì. All'inizio proprio da lasciare perdere, perché io stesso, io non so te, insomma, ma io gold... Cioè, mi sono messo a tradarlo e l'ho tradato un sacco, ma penso che per il primo anno e mezzo... Non... Ah sì, vabbè, sto guardando il mio profilo Instagram, avevo messo una chart sul gold, 2018 solo, o forse solo 2019 all'inizio, non lo so, credo 2018. Un'analisi sul gold, nella descrizione ho scritto ancora non trado il gold, ma prima o poi lo farò. Quindi capito, neanche... I primi anni si prendono schiaffi, raga. Mm-hmm. Eh no, gold è tosto, meglio tradare qualcosa che si muove un pelino meno, quindi dà un po' più... Però ti dico, sai cos'è? Che quando il gold arriva sui livelli chiave così, che ti effettua proprio break retest, comunque 10-15 punti... Ma già solo il fatto di prendere i trade sui livelli chiave è una cosa che, se non hai esperienza, è bella tosta da fare. Aspetti la conferma, fa il break, il retest, comunque il setup che stai eseguendo, ed essendo così volatile, nel senso mi sposta di punti, non è che magari ti dà 3.5 pips che tu giustamente... Sì, ne sposta, però il discorso è che ne sposta per il take profit e ne sposta anche per lo stop loss. Cioè, logicamente. Però noi lo amiamo così com'è, cioè proprio così com'è, non tanto... No. A un punto e mezzo di spread, tantissimo, lo giuro, non traderei altro. Infatti non vedo... Ti immagini, prossimo trade che si riprenderà da quando
Anche se va stop loss, full stop loss, 15-20 punti. Sono contento solo perché non ha lo spread largo. Guarda che cane. Bella bearish, flippa, va bullish. Rompe i minimi, flippa, va bullish. No, non è colpa sua, è assolutamente un supporto. Direi che è bello palese che siamo a supporto, mi sembra abbastanza visibile. Vado e torno, lascio quindi qui, va. M1, sì, montagne russe. Vediamo cosa... Abbiamo messo il livellino qui. Donnidon. Hai visto il video che ho mandato ieri all'intervista che ha fatto? Sì. Deve sempre ripetere che loro hanno avuto l'economia migliore del mondo. No, che ce l'hanno proprio. E ha detto che ha preso la decisione più difficile della sua vita, ha salvato milioni di vite chiudendo l'America. Ma stai zitto, coglione, sarà per te, Dio cane. Banane in spiaggia. Le prime conferenze, just a flu. Sì, just a flu. I medici, le mani nei capelli. Cazzo. The best economy in the world. Cazzo. You're doing a great job. Vado perché sennò poi mi inciampo nella chiusura dell'H1. Quindi vado adesso, va. Taglio corto. Bella. Ragazzuoli, se qualcuno vuole mandarmi una chart, la guardiamo assieme, discutiamo, vediamo qualcosina. O se avete domande, qualcosa. Tanto... Io vorrei inviarti... Manda tutto quello che vuoi. No, ma sono solamente dei livelli, perché... Sì, sì. Ok. Easy. Tanto siamo qua, stiamo aspettando. Questi sono i miei livelli su US 30. Uh-huh. A quanto tempo è che fai trading? Io, allora, sono tipo totale, sono 3 annetti e qualche mese. In maniera decente, come tutto comanda, da un anno e mezzo più, perché sai, all'inizio sono le solite cose, sai, passi, sale, segnali, tutte queste porcate lì, solite robe. Ok, l'ho aperta, solo che tu ovviamente non puoi vedere che l'ho aperta perché Luca sta streamando lui. Vedo i livelli, dimmi qual era il dubbio che avevi? Il dubbio è, vedi il livello a 24.550 e 24.500? 24.500 lo vedo, e l'altro hai detto? 24.550, quello lì un po'. Okay. Okay. A volte mi si formano dei livelli piccolini come quello lì. Ok. E non so se tracciarli, se farli. Sì, anche io tipo non so se hai visto il breakdown sul gold, tipo ho una zona, ecco, io quella zona lì la prendo come zona intera di liquidità, che sia supporto, resistenza, e la classifico come danger zone, cioè lì o lì dentro non trado. Infatti se tu vai a vedere all'interno di questo range tra questi due prezzi che mi hai insegnato, sì, guarda... Sì, li avevi sottolineati con un rettangolo. Esatto, tu guarda anche nel tuo, proprio tra questi due qua, vedi quanto sarebbe stato difficile operare sia sulla sinistra che con gli spike, che con tutte le candele, vedi che non sono chiare, pulite, hanno un range così piccolo che non ti dà conferme per andare a operare all'interno, vedi? O una il candelone la sfonda direttamente, o ci vanno due spike e poi è troppo difficile tradare in quelle. E quindi quando è così io lo segno, come hai visto, con un canale grigio, o vabbè, ognuno lì usa il colore che vuole, proprio per classificarlo come zona rischiosa dove è meglio non operare, piuttosto è meglio aspettare la rottura sia a rialzo che a ribasso. Oltre che volevo arrivare, cioè tu aspetti un break retest, ma non lì dentro, ma tipo... oltre o al di sotto, proprio quella lì lo prendo come blocco intero di supporto resistenza che sia, capito? Non solo il livello del prezzo, ma proprio come blocco intero. Quindi ho capito. Niente, era una domanda così, però mi serviva perché a volte, tipo GJ un po' di tempo fa era lì, non so che cazzo fare. Quando è così devi controllare innanzitutto la portata dei punti del range e poi controllare sulla sinistra se è un range facilmente operabile oppure no. Se vedi che come questo è molto, molto teso, molto rischioso, così evita, aspetti proprio che
il sorpasso al rialzo al ribasso della zona e allora poi vai a operare lì, perché se no lì all'interno è veramente troppo rischioso, a meno che tu non sia un iper scalper che magari, sai, vai profit, parzializzi break even, allora no, mi trade tutta la vita. Jay è ranging hard, proprio, mamma. Ranging hard, anche se comunque arrivare fino a 132.500 non sarebbe male, però vediamo Londra come apre. Mi rompe il livello 132.100 che c'ho, me lo ritesta. Un pensierino ce lo faccio. Anche qui ti dico, ci sono tante occasioni, il problema è avere il compound trade plan, di dire ok, ho preso quella, prendo quella, sto soddisfatto così, perché sennò immagina tipo tutti i livelli chiave che ti possono dare delle conferme durante una giornata. Ciao. Macello. Vabbè, non ci credo, sto male. What? Zolemo. Conte. Com'è andata? Hai fatto qualche operazione? Ma io mi sono più... Buoni Conte. Buoni. Stoppino stamattina. Sì, stamattina stop. Sei una chart mandala, oh, che dagli stop si impara sempre di più. È sempre su Euro D. Oh, lo che Cria ha mandato un'altra chart, l'altro subito. Ah sì, ne abbiamo parlato mentre eri via, mi aveva chiesto tipo una cosa su dei livelli chiave di US30. Ah, avete già fatto quindi? Mm-hmm. Yes. Ok, quindi quello che di cui è appena stato discusso riguardava questa chart. Yep. Conti, comunque, sì, ma mandaci una chat, sì, così vediamo, magari... Quel trade che abbiamo preso noi, Conti, era questo qui su GDP CAD, era la vendita da quell'M15 da qui. E anche un acquisto su GDP CAD, e sì, buonanotte su S30, da 24.000, da supporto esattamente su 24.000. Mancano 3 minuti alla chiusura dell'H1 e l'apertura di Londra. Trump sta sostituendo la task force contro il coronavirus. In che senso? Ah, io quelli ha detto. Tutto il team di medici e loro. Omme. Omme sì. Omme sì. Per quale motivo faccio? Perché quella gente lì avrà deciso di non continuare più a seguire una persona. Trump dice che l'America bello sto titolo di Bloomberg, quello top. Trump dice che l'America deve riaprire anche se molte persone si ammaleranno e moriranno. Top. Top. Giusto. America first. Mi ha inviato la chart. C'è scritto che il dottor Fauci probabilmente continuerà a essere, come si dice? Non mi viene. Il boss delle torte. No. Confrontato, comunque sì, gli daranno un po' di voce in capitolo ancora, anche se. Comunque, Conte, quello che non mi piace di questo trade è che quando sei entrato qui, giusto? Eh sì. Sei entrato quando questo M30 stava andando bullish? Mm. No, sono entrato quando era bearish, la rottura. Quindi sei entrato su quella prima? Mm. Quindi sei entrato senza aspettare la chiusura della candela? Esatto. E quindi... Sai cosa ti meriti? No, vabbè. Però comunque aveva fatto un po' di movimento bearish già prima, ok? Quindi se era già esaurito, era prevedibile che è arrivato in questa zona qui
trovasse un po' di difficoltà e potesse appunto tornare bullish magari. Ok, quindi c'era rumore sulla sinistra e avevamo già avuto un bell'impulso. Se non avessimo avuto queste candele prima, probabilmente avremmo continuato bearish dopo la chiusura dell'M30. Però abbiamo iniziato ad andare bearish già da prima e ci stava un pullback. Oggi era da stare più tranquillo. Diciamo che se volevi prendere il trade su questo movimento bearish qui, lo dovevi prendere quando questo M30 qui aveva chiuso, così potevi entrare qui. Questo M30 qua aveva rotto il minimo, vedi, di quella prima. Sì. Tu entravi qui, potevi mettere lo stop loss al di sopra dei massimi, ok? E il take profit. Sì, era la posizione ideale. Esatto, certo. Il take profit al di sotto qua, dal range. Che entrando qui, lo stop loss lo devi mettere dove? Probabilmente sopra la candela M30. E probabilmente sopra la candela M30 è troppo grande. Quindi l'hai messo un po' a metà, te l'ha colpito, meglio perché te l'avrebbe colpito anche alla cima. Infatti, quindi. E quindi, quindi niente. Così. Andiamo a vedere l'apertura. Allora, su S30 abbiamo pullback bearish, magari continuiamo bullish. GBP si sta rimangiando tutto il movimento di prima, praticamente. Che bella. Ah, che bella sensazione questa. Tutto il movimento, ce lo siamo ripappato. E GJ, vabbè, vediamo ad H1, abbiamo la chiusura, ecco, ad H1 ora ci sarebbe un possibile weak fill bello pesante, da considerare però il fatto che appunto ci siamo già mossi bearish dalle 5 del mattino alle 6, alle 7 all'ottimo al VT, quindi ha pompato, credo di sì. Non lo so GJ se abbiamo avuto, abbiamo avuto la chiusura al di sopra, abbiamo avuto il retest del nostro livello, e stiamo già flippando bullish, ma non manco tempo di vederlo che ha ripestato esattamente lì. Non mi fa impazzire perché abbiamo tutte queste week qua a sinistra, su, giù, destra, sinistra. Però non è male, non è male. Lo stop loss non mi verrebbe dove metterlo perché è troppo in basso qua giù, quindi non saprei come prendere GJ, sinceramente, non saprei come prendere. Se questo M30 qui, dell'apertura, dopo aver fatto il movimento bullish l'apertura, se questo chiude di nuovo all'interno del range, boom, il trade è il fake out. E ce l'abbiamo, però andare per comprare GJ abbiamo chiuso troppo al di sopra, non abbiamo creato una wick da fillare, siamo pressoché senza wick, e se si vuole entrare in buy stop, il range, il primo piccolo, poi ovviamente si può rompere questo range e arrivare fino in cima, però il nostro primo range dove potremmo avere problemi è troppo piccolo, sono 4-5 punti, quindi o si guarda la formazione di un supporto su quel livello lì, esatto, dopo che magari un M1 bullish su questa appena iniziata, quindi deve ancora chiudere, ne ha di strada da fare, però se questo è una forma supporto si potrebbe mettere uno stop al di sotto dei minimi, take profit alla cima, però non è così buono. Conte, tu che sei il nostro consulente del VTI, cosa sta combinando? Cosa ha fatto? È intorno 23-24 stabilizzando il gold, tra l'altro è mamma mia, è andato bello su. Non so se sono muto o meno. No, sentite. Oh, no, a parte quella sbagliata. Bello, bello su VT. Tradabile. Siamo 26 il VT. 26? 26-24. Ah. Ma ieri ho letto ieri che cioè, sulla storia di qualcuno che abbiamo fatto i massimi di nuovo. Abbiamo recuperato un sacco, il 20%. Tipo. Partiti. Compagnie di Shell Oil forse si riprendono, forse non vanno al collasso, dai. Cazzo. Sto facendo un retest, però. Attesa. Però siamo in mezzo a nulla. È troppo incastrato lì di US 30, vedi che non ha più range pulito, è troppo pericoloso lì. Esatto, siamo già in mezzo qui. Potrebbe arrivare fin giù. Mm-mm. No, perché non ha... a 500 la resistenza, cioè un livello, 24.500. Eh beh, ma 24.500, tesoro mio, prima che ci arriviamo, è qua 24.500. Eh no, 500, 24.050 volevo dire. Ah, che okay, 0.50, sì, dove ce l'abbiamo anche qua, 0.65. Perché 24.050, se posso chiederti? Sinceramente... Perché sulle candele basate del 20 del 5 maggio.
Sì, questo qui sulla sinistra. Esatto, Sì, questo sì. livello. In realtà sì, abbiamo resistenza un po' ovunque, 24.050, 24.070, 24.090. Quello è Abbiamo un il po' una problema. resistenza lì, una resistenza lì, abbiamo anche questo livello qua. Abbiamo rotto già il minimo della M30 lì prima. Se l'H1 avesse chiuso all'interno del range, se questo H1 avesse chiuso sopra 24.079, 24.080, potrebbe essere, sarebbe potuto essere un fake out del livello. Togliamo queste frecce, queste linee. E quindi avremmo potuto ritestare il livello e proseguire fino a target. Però abbiamo chiuso al di sotto, per cui non c'è molto da fare. Go da wait. GJ non sembra così in vena di flippare bullish, cioè l'idea del fake out si fa sempre più concreta. GP Caldi invece non so come sia messo, aveva rimangiato il movimento e adesso si sta preparando al weak fill. Il weak fill è ottimo perché questa ha chiuso al di sotto del livello di prima, questa è venuta su, ha creato la weak, non ha rotto i massimi, adesso abbiamo volume di Londra. Se il VT desse una bella mano pushando un po' bullish, questo potrebbe fare il weak fill bearish. Il VT però come sta messo? Sta a supporto, quindi 26. se rigetta questo supporto il VT e va su, dà una bella pushata, quindi cade acquista forza, quindi dovrebbe schiacciare la sterlina e dare il weak fill. Però abbiamo già tappato all'interno della nostra zona daily, abbiamo iniziato a rigettare, il movimento lo abbiamo già preso prima. Questo H4 non ha una top weak, per cronaca, non ha una top weak, può anche non avercela però. Non essendo ancora chiusa, potrebbe addirittura flippare bullish e creare la sua top weak. Sicuramente una chiusura bearish, magari anche solo di un M15, che chiude bearish, formerebbe la resistenza come l'abbiamo formata prima, per proseguire di nuovo bearish. Però questo pullback è abbastanza violento, siamo di nuovo all'interno del range. 24.400 qua, 24.500, stiamo rigettando quel livello lì, che è un bel livello da rigettare, eh? Però appunto ci serve una chiusura che ci confermi la situazione. Oh, per il resto non ho più granché da dire sulle chart, io quello che dovevo dire l'ho detto, GJ sta creando questo benedetto fake out di cui abbiamo parlato, e se chiude all'interno del range, probabilmente ritestiamo il range, cioè ritestiamo la resistenza del range e andiamo ritestare la resistenza in questa zona qui, se chiudiamo al di sotto, ritestare il primo livello di supporto e eventualmente proseguire. Però ci serve che questa candela chiuda all'interno del range, ok? In modo da poter mettere lo stop loss, poter mettere il take profit e tutto quello che ci serve per fare un'operazione decente. Dati negativi sull'euro. Non abbiamo aperto nessuna coppia con l'euro a parte lo screen di Conte di Euroaud. Andiamo a dare un occhio a EURJPY. Cosa combina? Mamma mia, se siamo in basso. Perché se non sbaglio, EURJPY, siamo proprio in basso. Minimi di 2 anni, 3 anni, scusate, 3 anni, minimi di 3 anni fa. Erano 3 anni che l'euro non era così debole nei confronti dello yen. Mamma mia, pensa qua agli swing, insomma, big swing trader, supporto settimanale, chiusura all'interno del range, boom. 50 punti di stop loss. Hanno Non studiato tutto il stop. weekend i nostri swing trader, hanno studiato le chart, i grafici. Lunedì mattina hanno piazzato l'operazione, stop loss sotto i minimi, take profit alla cima. To the Boom. Perché moon. tanto è così, chi 270. sa fare scalping sa fare swing, ma chi sa fare swing non sa fare scalp, perché non sa tradare. No, cazzo. Cioè, No, più perché che tanto è la stessa cosa, i movimenti sono gli stessi.
più che altro trovo più vantaggioso il saper trasformare una scalpata in uno swing che il contrario, che il contrario è praticamente impossibile. Oppure il contrario è proprio impossibile, perché a livello no. di risk reward saresti... Più che impossibile è da stupidi, perché magari uno si sta aspettando, sai, no, tutta la swingata, il mega supporto da prendere, poi lo prende, magari gli dà 13 punti e lui già parzializza break even, ma in realtà la sua posizione sarebbe dovuta essere, che ne so, di 150 punti. No, invece noi partiamo con l'idea che la nostra posizione deve essere di quei punti lì, 10-15 punti, e poi con i break. Sì, certo, quello certo, però lo swing magari si mette anche lo stop di 50 punti, capito? Mm-hmm. Noi non stiamo usando neanche stop di 10 punti ultimamente, stiamo proprio riducendo. Di solito 6-7 punti, lo stop medio che utilizziamo gira intorno ieri, a quelle cifre lì. Io anche meno, 4.7. Però ieri era, sì, questo di card, capito, mettere 4 punti sulla sterlina o sull'indice diventa... Vabbè, sull'indice no, perché... sarebbero micro. Esatto. Però sulla sterlina metterne 4, cioè devi avere un ingresso di quelli crazy, man. M1 probabilmente. M1 sniper gang. Qua sto immaginando tutte le facce dei compratori che non hanno aspettato. Te le sto mandando le facce dei compratori. E non posso girarle perché sto streamando solo Chrome. Tra l'altro update Telegram. Sì, e è una figata. Ieri ho visto che hanno aggiunto... Come una figata? È cambiato qualcosa? Di solito non cambiamo un cazzo. Ieri ho visto una cosa che se arriviamo ad avere un tot di iscritti, esempio, su uno dei canali, possiamo aggiungere un affare che ti dà le statistiche. Tipo tipo analitica. Esatto, esatto. E in più ho visto la cosa che puoi suddividere il tuo Telegram in cartelle. Cioè, esempio, no, magari uno c'ha le chat private. Sì, ho visto che qualcuno l'ha scritto ieri. Esatto, anche. Chat private, e poi puoi suddividere magari in quelle da work, per il lavoro, quelle private, che ne sono famiglia, cazzi mazzi. Ci sta, su Telegram c'è di tutto, cazzo. Così uno magari quando vede, che ne so, tutti i nostri canali che hanno 200.000 messaggi, però ce li ha nella sezione work, sa che lì va per guardare solo quelli. E non le mischia insieme magari ad altre tipologie di chat. Ragazzi, io vi saluto. Ciao Conti, grazie. Mi abbandono col mio stoppino. Vabbè. Ma ci sta, l'importante è non aver tradare, non far danno. Guarda, lo sapevo già che sarebbe... L'avrei preso. Ma hai avuto fretta, hai avuto FOMO, perché sì, quel trade lì bisogna aspettare la chiusura. Esatto. Ma vabbè, pazienza, ci sta. Esperienza. Così. Bon. A domani. Ciao. A domani. Ciao. Tanti ieri siamo arrivati a 100 iscritti, siamo già a 103. Questo mi ha appena scritto su Instagram, mi ha detto che si guarda sempre le sessioni registrate. È idolo, vedi, lui è un idolo, lui, tu sei un idolo. Tu sai come si fa. Tu lo sai. Sì, rileggendo meglio, mi chiede anche quando facciamo le live su YouTube. Lo vuoi prendere quel trade? Per il momento aspetta e spera. Lo vuoi prendere quel trade? Ma vediamo che GVP calda. Vedete perché bisogna aspettare la chiusura? Perché finché non abbiamo la nostra M15 bearish che ci forma la resistenza, noi non abbiamo nulla da fare. Infatti questa qui ha flippato bullish e noi non ce ne fotte, sinceramente. Può fare quello che vuole. GJ invece sta creando la sua week, sta facendo il suo, sta chiudendo al livello che volevamo chiudesse, quindi sembra un buon trade, sembra un trade fattibile. È solo un M15, però ripeto, è sempre un M15 in preapertura barra apertura di Londra, quindi sono M15 che valgono un po' di più di quelle delle altre, diciamo, di quelle di prima. Anche se ti dico, all'apertura mi sarei aspettato fosse andato a fillare il range tutto al rialzo, non me lo sarei aspettato un fake out del genere. Io l'ho detto che me lo sarei aspettato per il fatto che queste qui non ha chiuso praticamente senza top week, capito? Lasciato un range da fillare e per un eventuale acquisto non avrei saputo né dove mettere lo stop loss, certo. E la prima zona di difficoltà era solo di 4-5 punti, quindi io l'ho detto chiaramente, per me non c'era nessun acquisto prima. Yes. Questa qui adesso fa la pazza e chiude al di sopra di tutto, sicuramente ci sono più probabilità di continuare bullish, cioè che ripeto, fake out solo se chiude dentro il range. Okay. Quando non è chiuso, non è fake out. Assolutamente. Anzi, vi dirò di più, siccome questo M15 probabilmente chiuderà tra questi due range, quindi un po' da donna di facili costumi,
Però possiamo aspettare l'M30, perché se il fake out poi avvenisse ad M30, chiudendo sotto 250 ad M30, sarebbe molto meglio, sarebbe un setup molto più di qualità, perché appunto la nostra candela M30 ci darebbe più qualità, però appunto vediamo adesso l'M15 come intenzione di chiudere. Schiudere al di sotto di 250 è già valido, secondo me è già valido. Non è comunque una cosa meravigliosa per tutte queste week, sono solo queste week che mi danno un po' di cruci a cui pensare, perché sono parecchie, abbiamo 1, 2, 5 tutte qua, stiamo per chiudere, siamo a livello, non bene sotto, siamo, anzi forse abbiamo chiuso come l'ultima spike sopra, andiamo a vedere. Abbiamo chiuso sopra il nostro livello. Io aspetterei l'M30. Volessi essere molto aggressivo, metterei un sell stop qui, così se arriviamo qui, metto il mio stop loss di 4-5 punti, il mio take profit in fondo al range. Però se si verificasse lo stesso setup M30 sarebbe meglio, ma ripeto, l'M15 ha chiuso all'interno del range, ecco, il sell stop sarebbe attivato, con lo stop loss qui al di sopra dei massimi, primo target weak fill, possibilmente arrivare fino in fondo al range. Però l'M30 deve ancora chiudere. Ma comunque un buon setup. GVP CAD sta ai livelli di prima, stessi prezzi. Che brutta GVP CAD, guarda lì. Orrendo. Questa qui. Se questa qui va a chiudere bullish, forma supporto. Se rimane in zona, prepara il fake out del M30. Vediamo un po' cosa combina. Questo è uno che ha rotto i massimi. Mamma mia. Ha rotto i massimi, è andato, Quindi per dire, se uno fosse entrato in sell sull'M15 mettendo lo stop loss al di sopra del massimo appena creato, avrebbe preso uno stop loss di 3 punti, se proprio l'aveva già messo largo, se no poteva prendere anche 2 punti e mezzo. Capite, non è mai uno stop loss grave. Però appunto, il setup di qualità può arrivare ad M30, perché per il momento... C'erano tutte quelle week anche ad H1 che non erano proprio il top. Vado a prendermi qualcosina da mangiare. Tanto qui non c'è niente da fare per il momento. Thank you.
Mamma mia. Crazy, man. Allora? That's crazy, man. C'è il boutique, allora sta... GJ, no, GJ sta provando, ma neanche lontanamente. Riesce a fare quello che fa Gicaldo questa mattina. Tutti è immobile, non si è mosso. Vabbè, questo qua è un gran flip, ma è... quello che abbiamo detto anche prima, che queste weak ad H4 potevamo arrivare a fillarle, però una volta fillate poi c'era il rischio di avere una rejection e rigettare proprio come era successo prima, sia qua che qua, e succede anche qua. E quello che abbiamo detto prima, più che questo, era il fatto che l'H4 non avesse la weak bullish, che quindi questa qui... Ma credo che quando l'abbiamo detto suonava improbabile, perché era tipo qua la candela. Però effettivamente non aveva la week, quindi è probabile che potesse andare su per cercare di creare una week bullish. GJ si prepara questo fake out, lo fa ad M30, è lì che gira, mancano 8 minuti. Si capisce se voglia chiudere sopra, se voglia chiudere sotto. Ma dovrebbe chiudere sotto per farmi contento, farmi piacere il setup, dovrebbe chiudere sotto 250. Per quanto mi riguarda. Poi io farei anche che levare questo livello di prima per tenere una chart proprio più clean, solo che il livello M30, mettere un altro livello qui che ci dia una mano a visualizzare bene le cose. Se chiudo al di sotto di questo livello qui abbiamo il fake out, se chiudo al di sopra non abbiamo ben niente. E il fake out comunque avverrebbe in una zona che non mi piace lo stesso, perché questo è un ranging bello peso con tante wick, però comunque sarebbe un fake out all'apertura, che è sempre un ottimo setup. Stiamo rigettando 74.700 più o meno. Mamma mia, che scasso. Sono degli sticker su Telegram che sono veramente valgono il prezzo del biglietto. Incredibile. Pagherei Telegram 50 euro al mese. Io li vorrei su WhatsApp, sti sticker. Adesso vado su Telegram web, aspetta. Gli invia la tua famiglia, quando tuo padre ti scrive qualcosa gli invii Pepe che si impicca. Guarda qua cosa c'avevo nel link. It's crazy, man. It's crazy. Allora, non va, non va. Prova, non va. Vabbè, lasciamo stare, va. 5 minuti. Yes. Il sold? Sold? Dov'è il gold? Dov'è il gold? Chi ha fatto il gold? I sold? Ti dico, qui c'erano buoni presupposti per andare a comprare. Vabbè, madonna, se non c'erano qua, c'è solo delle candele bullish, delle rejection dal supporto. Pensa a quelli no. Che arrivati qua...
Sell, man, sell. Rompiamo il supporto, man. Non aspettiamo la chiusura della candela. Sell, man. No, però vedi lì alla rottura dei massimi di quella candela. Abbiamo ritesto, c'è il ritesto proprio. Esatto. Bello preciso. Oh, esatto. Mi ha sparato. Questo livello qui. No, la resistenza, la chiusura al di sopra, il retest e la pushata all'apertura. Sì, non mi sarebbe piaciuto il fatto che quell'M30 lì non avesse top week. Non avesse top week. Però comunque era fattibile. GG, qua abbiamo la nuova M5 che ha chiuso Berish rigettando il livello. Su questa qui torna giù, però comunque vedete che i movimenti ma sia di ieri che di oggi, ragazzi, sono movimenti da cui bisogna stare lontano. Io adesso parlo del fake out perché immagino magari qualcuno vuole ancora tradare, ok, mi sembrava un buon setup, però vedete, qui abbiamo fatto, siamo andati all'interno del range, abbiamo rigettato, siamo di nuovo usciti dal range, qui abbiamo ritestato 250, abbiamo chiuso un po' più in alto, adesso questa qui, probabilmente avendo la chiusura bearish, se non rompe questi massimi, può chiudere all'interno del range e creare il fake out, che può tranquillamente funzionare, però non è un bel range da tradare. Tutto questo rumore che c'è sulla sinistra si può riflettere sulla destra, assolutamente. Absolutely. Si consolida anche domani. Ma veramente è strano che fa due sessioni brutte di fila. Di solito, ovviamente oggi pomeriggio New York volerà da qualche parte. Già Asian, guarda qua, apertura di Asian, boom. Cioè proprio tutto bearish. 30 punti. Con una candela bearish prima, anzi con due candele bearish prima, quindi Ti ricordi, ne parlavamo proprio ieri sera, range pulito da andare a prendere. Mandato la chart. Però ovviamente uno sai, dice, già facciamo Londra al mattino, è presto, non tirare fino a Asian a quell'ora, mamma mia, pesante. Ma non ci lamentiamo, va bene già Londra, dai. Lo darà l'ultimo sto fake out? Penso proprio di sì. Ma sembra in grado, sembra perfettamente in grado. Adesso sì. Quindi ripetiamo per la 150esima volta. Ripetiamo. Abbiamo la nostra candela bullish in preapertura di Londra, questa è la candela dell'apertura del M30. Se chiudiamo bearish al di sotto di 132.250, il livello che abbiamo segnato come resistenza prima, se chiudiamo al di sotto potremmo probabilmente ritestare questo livello qui, magari anche un pochino più in alto, ma questo livello qui, e andare a fillare il fondo di questo range qui, avere i nostri 10 punti di trade ed eventualmente, se la candela daily permette, andare a dare un'ulteriore pushata. Quello che mi sembra più probabile è che rimaniamo in range, perché non mi sembra granché, però vediamo. G-Card ha rigettato bene da lassù, quindi la candela d'H4 ha tentato di creare una top week, ma non ha mai flippato bullish, quindi non l'ha creata, anche se è arrivata praticamente a livello, vediamo che 74.679, 74.688, forse in realtà l'ha creata minuscola, ma l'ha creata. Eh sì, crearla l'ha creata, minuscola, da 7,9 a 8,1, 8,2, 0,3 pips, però l'ha creata. Scrivi sul gruppo di Telegram come vi qui, no, no, easy. Vai, non... No, dicevo, quando scrivi sul gruppo di Telegram, ragazzi, come vi è andata la sessione, nessuno risponde. Se si sono messi a tradare GJ così, senza cognizione di causa... No, ma dico sulla chat Telegram, quella free. Quella no, free, io, sì, io parlo di loro, infatti. Parlo proprio di loro. Nessuno risponde. Che succede? Dove siete finiti? Vabbè. 40 secondi. Yes. Sembra poterlo. Sembra creare. Volerlo confermare, sì. Sembra di sì. Io adesso lo sto guardando da su M1 per tenerlo un po' più sotto controllo, ma intanto abbiamo ferma. Intanto abbiamo
uno schifo sull'S30, uno schifo. Siamo andati giù, siamo andati su. Siamo andati questo era quello, esatto, era quello che dicevamo prima anche per l'altro ragazzo, perché non conveniva andare a tradare lì, perché eravamo sotto quel livello di resistenza, quindi era molto difficile sia poter prendere magari eventuali acquisti, perché ovviamente siamo sotto un livello di resistenza, quindi molto rischioso, e sia anche per le vendite, perché come vedete sareste stati stoppati da quegli spike che hanno tirato su. In quel caso lì è meglio aspettare una conferma del genere, tipo adesso che la candela si è invertita, formato, sta dando questa formazione di price action inversione, ora avremo posizionamento per lo stop loss sensato, un range possibile da andare a prendere in short, il primo weak fill su quello spike lì che ha tirato, ecco che sta già andando. Bye bye GJ. Okay. Ci sta. Bye bye GJ. Gli ho messo dei micro alla chiusura, ma micro, tipo robe, mi ci pago 3 caffè. Volevo provare a prendere questo pick out. Sarei entrato, in tutta sincerità, sarei entrato mentre l'M30 stava chiudendo. Quando ho visto che quell'M1 stava continuando ad andare bearish qui, sarei entrato. Qui su questa candela in chiusura, con l'ingresso. Ecco, io chiudo, sono entrato a... Ma se comunque qualcuno fosse entrato all'apertura... Avrebbe già 4 punti, guardate lì che stiamo andando a fondo range, 5 punti, ecco qua il nostro trade su GJ, di cui abbiamo discusso fino adesso, chiusura all'interno, 5-6 pips sicuramente, magari non dà tutta la pushata, però sicuramente lo stop loss non ve lo prendete, perché se siete entrati vi mettete a break even, vi fate stoppare, ed è quello che vi dà il mercato, ed è quello che si prende. Si può prendere solo quello che il mercato ci dà, se si vuole prendere quello che non ci dà, ci facciamo del male. Comunque abbiamo già rotto il minimo dell'M30, quindi è stato assolutamente valido. Potrebbe, vi dirò di più, potrebbe addirittura flippare bullish, ritestare il livello di cui abbiamo parlato e poi proseguire bearish di nuovo. Perché comunque non ha creato quella week, ma perché? Perché l'ha fatta ad M1 in chiusura, il livello lo ha rotto ad M1 in chiusura, quindi... Era qui il nostro movimento. M1, fake out M1. Infatti io sono entrato proprio alla chiusura di quella lì, però come ti ho detto sono entrato con delle robe così piccole che voglio provare proprio. Ah vabbè, comunque il trade è buono, ne abbiamo parlato, straparlato, yes. Assolutamente valido. Vediamo se riesce a push. Eccoci qua. Siamo arrivati. Anche, raga, per chi per chi vuole placare la scimmia da overtrading, magari tipo io a volte faccio così, dato che il micro lotto non è il lottaggio che uno magari utilizza, allora lo vai magari a utilizzare quando vuoi provare a prendere dei setup del genere, dici ok, voglio magari fare ancora un'operazione, ma non voglio rischiare quasi nulla, è giusto, magari lo fai anche per esperienza, giusto per... Eccoci qua. Esecutiva, ecco, questo qua. Yes, il nostro livello di supporto è stato praticamente raggiunto, manca poco, manca un pips, non lo so, comunque sarebbe stato un po' meglio entrare su, io ho detto sarei entrato guardando l'M1 in chiusura, con lo stop lì, il nostro movimento è avvenuto, ne abbiamo parlato e riparlato, non c'è molto da dire. Raga, io stacco, ci aggiorniamo dopo. Va bene, ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Vedere adesso dei micro lotti mi viene la malinconia. Ai tempi quando aprivi i primi 002. Old but gold. Mamma mia. G-CAD è bello, eh? Stamattina ti dico, mentre ero su Dow Jones ho detto G-CAD era molto più bello, molto più lineare, molto più pulito. È stato killer stamattina, killer. Primo target era questo qua del livello, l'ho smashed il primo target. GJ lì sta avendo un po' di pullback, M5 sta per chiudere. Siamo di nuovo all'interno della ranging zone, quindi... Sì, il discorso è quello di prima. La nostra pushata è avvenuta, uno poteva entrare in chiusura,
Magari se era buono con le tempistiche prendere anche 7-8 punti. Quanto ha dato? Massimo livello fino 8, a Spike? 8.3 da lì. Però dall'apertura della candela nuova ne ha dati 5-6 solo. Not bad, not bad. Ha dato solo 6 punti. Però ovviamente non è finita. Non è finita, potrebbe. Finché questo M5 non rompe il massimo, quindi se qualcuno è entrato qui, si tenga lo stop magari di un pip, possiamo continuare bearish o fare ranging, considerato tutto il ranging che c'è a sinistra. Però comunque il trade è buono. Se rompe quel livello che, di supporto lì, io ma perché 130-800, non, cioè, è bello, bello distante il mio dopo. 132. Perché il discorso è quello di prima, ci sono queste week. Ci sono queste week a sinistra. Sì, no, io intendo dopo 132, ovvio. No, beh, sì, dopo 132 c'è il range. Tutto libero, tutto libero. Però domani magari, se oggi in New York usciamo. Guarda lì, guarda che... Sì, 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 lo so, abbiamo tutta quella roba lì. Tutta quella roba lì, sì. Tanta roba, tanta roba. Anche solo il weak feel di uno di quegli spike è veramente un bel range. Sì, sì, ma già solo arrivassimo a 132 oggi sarebbe una gran cosa. Comunque vedo che questo M30 sta dura a morire, sta andando bene. Cioè, dura a flippare. I'm back in the sky. E niente ragazzuoli, non lo so, ditemi voi, avete ancora qualche chart, qualcosa da voler mandare, voler discutere? Se no io direi che la sessione è bella che è andata. Yes. Movimenti sono avvenuti, GJ, l'ultimo setup fattibile era questo qui di vendere il fake out, adesso vediamo poi se proseguirà o meno, ma comunque 6, 7, 8 punti li ha dati a seconda del tipo di ingresso. Cosa volevo vedere? GBP CAD... ha fottuto everybody tranne noi, e US30 sta andando bearish, GJ ci sta, adesso penso che raggiungeremo il supporto, eccoci qua, stiamo andando adesso. Niente, niente da fare, non va. Volevo vedere se droppava lì alla fine. No, se questo M1 chiude bullish, niente. Siamo. Vedete che ranging che abbiamo iniziato a fare. E nulla, nulla. Niente di che, direi che è andata così. Boh, chiudo quindi. Tutti a posto? Yes. Tanto. Ok. Yes. Ciao raga. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Grazie. Sì, buona mattinata e buona continuazione. Non overtradate. Grazie, grazie. Ecco qua, forse GJ. Se rompe questo minimo, boom, arriva. Yes. Fattivo. Ero curioso, mi sarebbe piaciuto vederlo arrivare fino al supporto. Non manca granché, mancherà un punto, non è che... Però, no, non va bullish. Boom, a domani, a dopo. Ciao a tutti, grazie a tutti. A tutti.